competenza nel poter sostenere e muovere i vari accessori delle danze orientali. Oggi vorrei parlare di un particolare attrezzo, di un trampolino elastico che ho trovato veramente eccezionale, soprattutto per quel che riguarda il lavoro delle gambe. Aumenta il metabolismo del 14% e il ritorno linfatico del 1400%. Non è un trampolino elastico comune, ne potete trovare in commercio tantissimi a prezzi anche stracciati, però non sono uguali a questo, poiché qui in questo trampolino ci sono molte più molle che consentono una maggiore elasticità del tappeto e quindi un trauma alle articolazioni quasi pari a zero, il che consente un lavoro al 100% sicuro. E i trampolini sapete come sono fatti, ci sono varie molle all'esterno e al centro vi è un telo, una sorta di telo che è tirato proprio da queste molle, e su questo telo ci si può saltare ed è sostenuto da piedi. Ci sono qui 8 piedini e sono antiscivolo. Allora, se avete qualcuno al piano di sotto lo potete disturbare, meglio evitare di mettere il trampolino al piano di sopra, ecco, perché fa un po' di rumore, si sente sotto, quindi meglio avere uno spazio completamente vostro dove poterlo adattare. Vi parlo della mia personale esperienza con questo trampolino e della Cool Sport, ed è stato ideato da Jill Cooper e mi è arrivato insieme a dei DVD, due DVD, che spiegano come poter eseguire gli esercizi su questo trampolino. Io non li seguo propriamente alla lettera, sono abbastanza faticosi, devo ammetterlo. Non li seguo alla lettera perché mi piace muovermi liberamente con la musica, però ho memorizzato alcuni passaggi per poter capire un po' come poter utilizzare il trampolino, dato che è la prima volta che ci salto sopra, più o meno. E l'idea di comprarlo mi è venuta quest'estate in vacanza, quando vedevo i bambini saltare in quei parco giochi con dei tappeti elastici abbastanza grandi, quasi quasi ci volevo entrare pure io, perché l'idea di saltare un po' mi entusiasmava. E poi mi è capitato in spiaggia di trovolarmi in uno di questi trampolini elastici da giardino con la rete, la protezione che servono per i bambini, e di saltarci un po' qualche minutino e poi sgattaiolare subito fuori, altrimenti sarei stata presa per matta, visto che comunque era un trampolino per bambini. Ma in quel momento ne ho approfittato perché non c'era nessuno dentro, la spiaggia era quasi deserta. E vi voglio parlare del mio trampolino che ho acquistato sul sito Cool Sport al prezzo di 119 euro, più la spedizione che mi è costata circa 10 euro. Lo spediscono da Roma e mi è arrivato con questi due DVD e ho notato immediatamente dei risultati strabilianti per quel che riguarda il gonfio delle gambe. Le sento molto più leggere, molto più asciutte. Si è asciugato molta ritenzione idrica che pensavo di avere in maniera così eccessiva, dato che ballo praticamente tutti i giorni e tutte le ore quando capita. E trascorro veramente molte ore a danzare, il che farebbe di me una persona con delle gambe abbastanza asciutte e snelle. Invece non è così, perché ho avuto sempre qualche problemino di microcircolazione, come quasi tutte le donne, direi, oggigiorno. Quasi tutte le donne soffrono di ritenzione idrica alle gambe, di gonfiore, soprattutto state molto tempo all'impiedi o molto tempo sedute o fate delle attività tra virgolette, delle attività che implicano sedentarietà, tipo stare al computer, lavorare con libri, studiare, ecco. Quindi facilmente le gambe si
Quindi si sta cercando in tutti i modi di arginare questo problema del microcircolo. Jill Cooper ha spiegato che praticamente il ritorno linfatico è stimolato dal riflesso plantare, quindi anche quando camminiamo sulle mezze punte o saltelliamo sulle mezze punte, ecco, andiamo a stimolare il microcircolo. Vi ricordate il video che avevo fatto sulla camminata elegante? Se non lo ricordate o non l'avete visto, potete andarlo a rivedere tra i miei video pubblicati qualche tempo fa e rendervi conto un po' di quello di cui si tratta. Dunque, sul trampolino elastico andiamo a stimolare il microcircolo utilizzando tutta la pianta del piede, non dobbiamo andare sulle mezze punte. Ho fatto l'esperimento di non camminare sulle mezze punte per una settimana e di utilizzare soltanto il trampolino elastico. I risultati sono stati veramente strabilianti, lo dico e lo ripeto, non per usannare un prodotto, nessuno mi ha pagata, nessuno mi ha detto di fare pubblicità, l'ho acquistato, l'ho pagato con i miei soldi, mi è arrivata a casa e ho avuto modo di vedere i risultati su me stessa direttamente. Adesso vi lascio al video in cui vi mostro come utilizzo questo tappeto e faccio vedere un po' quelli che sono gli esercizi che io eseguo. Un breve video. Ci vediamo alla prossima, un bacio. Hey!